eccoci, siamo qua a Città del Messico, è una giornata abbastanza piovosa, ci troviamo in questo momento davanti all'Auditorio Nazionale. L'Auditorio Nazionale è un edificio dove si svolgono concerti di musica, esposizioni d'arte, spettacoli di danza e altri generi. È situato niente meno che sul Passeo della Reforma, di fronte alla zona alberghiera di Polanco. Guardate, questo è il metrobus, questa è la zona alberghiera, eccola, perfetto. Torniamo sul nostro auditorio. Nell'auditorio si sono svolti concerti di ogni genere di musica e alcuni tra gli artisti più famosi sono stati anche artisti italiani, per esempio c'è stato Ennio Morricone, Necca, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, che qua ha iniziato il suo world tour proprio qua in questo luogo. Poi c'è stato Louis Armstrong, Polanca, Bon Jovi, Michael Jackson, Madonna, Julio Iglesias, Miguel Bosé, Luis Miguel, Gloria Gaynor, eccetera eccetera, e tantissimi altri. Allora, l'auditorio è stato iniziato, l'opera è stato inaugurato nel 1953, ma fu costruito per ordine del presidente Miguel Alemán Valdés per eventi equestri. Però quando fu terminato l'anno dopo sotto il mandato del presidente Adolfo Ruiz Cortines, cambiò il suo uso. Di quel primo edificio si conserva solo la tribuna dei primi due piani. Nel 1989 fu chiuso al pubblico per la sua completa ristrutturazione fatta dagli architetti Abraham Sabludowski e Teodoro González de León, ed è stato riaperto dopo 18 mesi di lavoro. Che cosa è successo? Vabbè, l'hanno ampliato, la sua facciata fu rivestita di martellina, è stata migliorata l'isotropia e migliorata anche l'acustica e le attrezzature sceniche. Proprio per questo è diventato uno dei luoghi più importanti per i concerti a livello mondiale, sia per gli artisti che per il pubblico. Allora, andiamo a vedere una cosa particolare che c'è, per esempio, sul passeo qua. Ecco qua, prima di andare sulla spianata che vi faccio vedere la scultura, dobbiamo vedere che sotto le scale dell'entrata, ecco proprio qua, c'è questo Passeo della Fama dove ci sono tutte le persone che si sono presentate qua. Magari qualcuno, Chavela Vargas, Ana Ofelia Murguía, Diana Bracho, Robbie Williams, Joaquin Sabina, Orboniglia. Beh, sono nomi che magari voi non ricordate. Per esempio è stato fatto il musical Mary Poppins, l'Orchestra Sinfonica di Vienna diretta niente meno che da Riccardo Muti, U2, Alessandro Guzmán, Joaquin Sabina, Avril Lavigne, Metallica, Emanuele Mijares, che fra poco ci saranno ancora, Franco De Vita, La Gelaguetza è un ballo tipico di Oaxaca, Carmina Burana, andiamo a vedere un po', Emanuel, Lenny Kravitz, L'Alletto di Kiev, Nelson Alonso, musicalmente a Michael Bublé, Eric Guzmán, Jenny Rivera, Vicente Alejandro, Roberto Romes Polanyi, Chispirito, Elton John, vedete qualche folklorico, Shakira, Paul McCartney, Cirque du Soleil, Madonna, Manu Chao, Placido Domingo, perché si è esibito qua,
Los Ángeles Azules, The Rolling Stones, Eric Clapton, Miguel Bosé, Fez, Susana Alexander, Luz María Aguilar, perché ci sono state opere d'arte, quindi opere teatrali, quindi Peter Gabriel, Celia Cruz, è stato il musical Miserables. A Londra della Parra, Placido Domingo, che a Londra della Parra è l'attuale direttrice dell'orchestra di Bellas Artes. David Guetta, Coldplay, Angelica Vale, International, Sonora Santanera con Gabriele, Mujeres del Mondo, Vicky, Rod Di Nascio, Lopez Tarso, Eros Ramazzotti, Rafael, Santana, La Scala di Milano, José Solé, Ricky Martin, Marco, Ray Leon, José, anche Royal Bayer di Londra, Bob Dylan, e guardate qua, Ennio Morricone. Okay, adesso saliamo sulla spianata. Ricordo che per esempio è sulla spianata dell'auditorio, ecco, e ci avviciniamo a questa scultura. Vi faccio vedere questa scultura che si chiama La Luna di Juan Soriano. Ok, di Juan Soriano. Ah. Allora, vediamola un po', com'è. Guardate intanto la zona degli alberghi, che bella che è. Questa è una bellissima zona. Guardatela. Questa è la scultura che si chiama La Luna di Juan Soriano. È una scultura in bronzo. Attualmente ha 9.366 posti a sedere, due livelli di parcheggi. Lo scenario, il palcoscenico è praticamente un cubo, perché è alto 23 metri e largo 23 metri. Una volta era proprietà il governo della città, adesso invece, come è diventato così grande a livello così mondiale, è una specie di tripartita tra il governo della città, il governo federale e anche un'iniziativa privata. Allora, c'è un organo dentro che è stato inaugurato nel 2001, talmente grande che ha 15.600 flauti. Allora, vi domanderete perché siamo qua. Siamo qua perché oggi abbiamo un'intervista, niente meno che con Angelica Maria, che questa sera si esibirà proprio qua, all'auditorio, insieme ai grandi del rock. Quindi avviciniamoci e per l'intervista. Ok, ciao ragazzi, ci troviamo nel camerino di Angelica Maria, che ciao. Oggi avrà un show, l'ultimo sarebbe, dicono, non si sa, dei grandi del rock, insieme a Julissa, Benny Barra, Enrique Guzmán, César Costa, Roberto Jordán e La Estrella. Ah. Ok, allora la domanda è: perché l'auditorio come luogo più importante per te di Città del Messico? Perché l'auditorio come lugar más importante para ti de la Ciudad de México? Es para no para mí, sino para todos los artistas, es el lugar más importante para todos. Presentarnos en el auditorio es de mucha importancia, de verdad, porque ahí vuelvo a decir importante e importancia, pero es que es importante, el auditorio es el más,
el lugar en el que todo el mundo quiere estar y quiere ir a trabajar. Yo creo que el auditorio y Bellas Artes, ¿no? Pero hay una cosa, que acá en ese teatro tú estrenaste o cantaste por primera vez Hedy Hedy. Sí, aquí me traían una foto, no la dejaron, ¿verdad? Me enseñaron una foto ahora donde estamos Chubby Checker. Come on baby, let's do the twist, ese, Chubby Checker. Y él estuvo aquí y yo abrí el espectáculo con Eddie Eddie. Fue la primera vez que canté Eddie Eddie, y Eddie Eddie fue mi primer éxito musical. Hace muchísimos años. ¿Cuántos años tenías? 17, y voy a cumplir 50. No, al revés, 75. Es que me encantaría que fueran 57, pero no, no son puedes. 75. Ok, háblanos un poco de cómo entraste en este ambiente, en este medio. Porque fui allá en Italia no saben nada. No, yo sé. Fui a una fiesta. Perdón, pero me tengo que maquillar. Es pues, okay. Tienen que entrar en escena. Fui a una fiesta infantil de unos vecinos nuestros, y ahí estaba Gregorio Wallerstein, el productor más importante de México en aquella época. Le decían el zar, que era un hombre muy importante, y estaba yo jugando ahí con los niños, y le dice a mi madre, este señor, le dice, oye, no tiene usted, pues ni siquiera lo conocía, ¿no? ¿No tiene usted un niño que se parezca a su hija? Bueno, es un niño como su hija, pero niño. Entonces yo lo oí eso y dije, córtenme el pelo y yo hago la película. Y me cortaron el pelo e hice la película. Afortunadamente mi madre me dejó hacer la película, y entonces eso fue sensacional porque fue como comencé mi carrera. Aparte les estoy dando clase de maquillaje, mira, esto es para que no se te vea tan viejita. Y desde ahí